dopo il successo dell'edizione 2018, che ha visto il coinvolgimento di più di 1500 venariesi, quest'oggi si ripropone in sala consiliare il bilancio partecipativo, che riparte con la stessa formula dell'anno scorso. Sindaco Roberto Falcone. Dopo l'edizione 2018 ci ritroviamo per l'edizione 2019 del bilancio partecipativo Veneria Reale. Risorse del bilancio che verranno messe a disposizione dei cittadini affinché scelgano loro stessi quali sono delle progettazioni da portare avanti per risolvere delle esigenze specifiche del territorio. È un grande successo 2018, 2019 ci auguriamo, ma l'inizio già promette bene perché all'interno dei gruppi di lavoro abbiamo dei volontari che arrivano dall'edizione precedente. Ci auguriamo che anche l'edizione 2019 superi ulteriormente i risultati dell'anno scorso, ma se continua come le premesse ci stanno dimostrando, sicuramente lo sarà. Al progetto organizzato dall'Ufficio Partecipazione e da volontari del GLO, gruppo di lavoro organizzativo, troviamo Cristina Fazzari e Candida Saladini, due ex partecipanti al bilancio partecipativo dell'anno scorso. Ci aspettiamo che partecipino il maggior numero di persone, che abbiamo qua la lettera in mano che inizieremo a distribuire, sì. Quindi si parte da quello. Poi che abbiano, speriamo che abbiano la voglia di mettersi in gioco, di portare avanti i loro progetti, saranno comunque supportati da noi, qualunque cosa gli serve che possiamo fare, e speriamo che gli resti comunque una bella esperienza a fine percorso come lo è stata per noi l'anno scorso, e di ritrovarli poi a sua volta anche come nuovi volontari civici. Sì, vogliamo che il gruppo si allarghi, ecco. Io spero che riprendano anche qualche progettino nostro, magari vecchio, chissà, che se magari lo portano avanti loro meglio di noi, chissà. Sì, può essere, però non gli dobbiamo dare. No, noi non possiamo dare assolutamente nessun suggerimento, perché sarebbe brutto farlo, perché ognuno deve partire da se stesso quello che vuole fare, così come è successo per noi. Quello sì. Che uno si sente dentro di dire serve questo per la città, a me piacerebbe far cessero. Certo che è un po' di, come dire, di... C'è più soddisfazione comunque personale nel creare qualcosa. Di proprio, perché se prendono già il progetto fatto non è, ecco, non, brava, non è, ecco, la in quel senso cosa. Lì volevo dire, non è bello copiare, ecco. Cristina e Candida, volete lanciare un appello ai cittadini? Venite tutti quanti anche voi, fatelo, eppure quando ricevete la lettera partecipate. Sì, è una bella esperienza, almeno sì. provateci quello, venite a vedere, sì. Venite a sentire anche, ci vuole 2 o 3 volte per capirlo bene, però poi si impara. E si sta bene, e ci si sta diverte bene, comunque. Sì, sì. Si mangia tutte le sere. No, tutte le sere no, non esageriamo, però.